Con ritirare il foglio di gara per l'appello. Ripeto, il giudice di partenza può ritirare il foglio di gara per l'appello. Dovete andare dietro, ragazzi, dovete andare molto molto indietro, nei pressi dello striscione. Per cortesia, i signori con la portuale che dia una mano al giudice di partenza. Facciamole andare. E del numero 64, numero 64, il vincitore di questa mini 309, gara nei metri 900, seguito dal numero 74, un ragazzo probabilmente di Gioia Tauro. Poi abbiamo il numero 70, Paolo Giovinazzo, e la prima ragazza, Giusy Vitale, che vince la mini 309 femminile. Proseguire, per cortesia, proseguire, andare veloci, veloci, via via, subito nell'imbuto, affrettarsi nell'imbuto, affrettarsi, affrettarsi nell'imbuto, via nell'imbuto. Giovanni, mandali subito, subito, subito nell'imbuto, subito, subito nell'imbuto, veloce ragazzi, forza, nell'imbuto, veloci, veloci, veloci nell'imbuto, veloci, veloci nell'imbuto ragazzi, velocissimi nell'imbuto. Al pubblico chiederei di essere un po' più caloroso nell'applaudire questi ragazzi che hanno dato vita alla prima gara in programma, la mini 309 di metri 900. Via, via avanti ragazzi, fate passare avanti, via avanti, bravi ragazzi, forza, avanti nell'imbuto, via avanti, 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 avanti. Giovanni, Giovanni, fate passare avanti nell'imbuto, via avanti, avanti nell'imbuto, avanti, fate passare avanti per cortesia, avanti, avanti, uno alla volta, uno alla volta nell'imbuto per favore, in fila per uno, avanti, fate andare avanti nell'imbuto, via, posto,
Sono circa 250 ragazzi che hanno dato vita alla Mini Stracittanova, la gara di metri 900. Mettiamoci in fila per uno, ragazzi, andiamo avanti. In fila per uno e andiamo avanti. Aspettate, aspettate. Ragazzi, andate a prendere il vostro tè offerto. Senza spingere, andate avanti ragazzi, proseguite, proseguite avanti, via, avanti per uno, 67, 60, 54, 143, 123, 65, 146, 76, per uno e ancora altri ragazzi stanno arrivando, per cortesia liberare il percorso di gara, per favore liberare il percorso, ci sono anche altri bambini che stanno per arrivare, per cortesia inseriteli nell'imbuto, inserite questi bambini nell'imbuto per cortesia. Le classifiche di questa gara non competitiva vengono redatte dal gruppo giudici di gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Quello che è importante a questa età è partecipare, la classifica ha un valore solo relativo. Attenzione, la prossima gara in programma sarà quella dei chilometri 3, che riguarderà la categoria cadetti, cadette e ragazzi e ragazzi. Attenzione, attenzione, per cortesia, liberare il percorso di gara, liberare il percorso di gara. La prossima gara in programma è la gara ai 3 km. Se volete sedervi di proprio di fronte. Attenzione Daniela, ci sono anche altre iscrizioni ancora. Stefania, ci sono altre iscrizioni. Lo ringraziamo perché questa singola ripetizione, senza il loro apporto, senza il loro aiuto, non sarebbe assolutamente possibile. Questa sera abbiamo Miranda Argerò, Roberta Belcastro e Maria Grazia Mazzaferro. Nella categoria ragazze registriamo la presenza di Giuseppina Giovinazzo dell'Atletica Cittanova, di Giulia Vignone dell'Atletica Cittanova, di Roberto Cristina pure dell'Atletica Cittanova. Giulia, siamo? Attenzione, sta per partire la seconda gara del programma di questa 39 avanti, si tratta
che il primo partito. Un giro della lunghezza del break down. Se a me sembra più la gioco che Infe Gianluca Gemelli che vince questa gara della Stracittanova. Ricordiamo Gianluca Gemelli, già secondo classificato l'anno scorso. Mentre attendiamo l'arrivo del secondo, il numero 66, Roberto Cagliuso. Accogliamoli con un caloroso applauso questi atleti, per cortesia. Bravissimi. E il terzo atleta è Galiberti Giuseppe dell'Avis di Palmi. Avanti nell'imbuto, per cortesia, affrettarsi. E il primo cittanovese, Michele Politi, dell'Atletica Cittanova. Ricordiamo Michele Politi, velocista dell'Atletica Cittanova. Mentre attendiamo l'arrivo del numero 64, Davide Corica. Un applauso anche per Davide. E applaudiamo l'arrivo della prima ragazza, la numero 137, una nostra vecchia conoscenza, Milena Benedetto dell'Atletica Bowling di Gioia Tauro. 63 Francesco Giovinazzo, campione regionale di marcia FIDAL. E Patamia Rosita è arrivata in questo istante. Mentre abbiamo il numero 54, Damiano Sorrenti dell'Atletica Cittanova. Il numero 2, seguito dal numero 57, il numero 2, Geraci Antonino. Attenzione, proseguire. E arriva pure la numero 139. Il numero 62, Vincenzo Berlingeri, seguito dal numero 135 e dal numero 77. Per cortesia, quei ragazzini nei pressi del viale si portino fuori. Il loro arrivo in questo momento, si tratta del numero 14, Paolo Lombardo, e dal numero 134, Miranda Argirò dell'Azzurra di Siderno. E c'è anche la forza di fare uno sprint finale, mentre in questo momento applaudiamo l'arrivo di Concetta Sorrenti, campionessa regionale di marcia FIDAL, nonché finalista nazionale dei Giochi della Gioventù di marcia. E sono pure arrivati Giulia Avignone e Giuseppina Giovinazzo. Sta per arrivare il numero 105, il numero 55 e il numero 52. Vai.
ed è Nadia Fazzari che sta facendo il suo arrivo. E poi abbiamo la numero 126, Barbara Liberto. Il sindaco della nostra città, Francesco Morano, gli assessori allo sport albanese e l'altro assessore, Momo Albanese. Li ringraziamo per la loro collaborazione. Ricordiamo che a tutti i partecipanti a questa manifestazione viene offerta all'amministrazione comunale una medaglia a ricordo. Del numero 38. E ricordiamo e in arrivo il numero 70 sui marciapiedi. Arrivati il numero 106, un'altra ragazza sta per terminare la gara. Attenzione, non intralciare il viale di arrivo per cortesia. Ripeto, non intralciare il viale di arrivo, grazie. E in arrivo il numero 16. E nella gara dei 6 km abbiamo la presenza di Antonino Ciappina dell'Aves Palmi, di Raffaele Davide della Nacchia di Vibo Valencia, di Domenico Fedele delle gare di Reggio Calabria, di Cuscunà Giancarlo, CUS di Torino, tra gli allievi. Per quanto riguarda i juniores, allora un avviso per i giudici: tra i ritirati ci segnalano il numero 106, 128 e il numero 69. Ripeto, 106, 128 e 69. Presenza di Gino Verato della Reale Mutua di Genova, di Giovanni Martino dell'Atletica Parabiano di Milano. Per quanto riguarda i seniores in categoria A, abbiamo Giovanni Viglianisi della Ramo Atletica Club di Reggio. Franco Martino si porti nei pressi della partenza. Atleti partecipanti alla gara dei 6 km alla partenza. Ripeto, atleti partecipanti alla gara dei 6 km. Thank you.
Terza posizione l'atleta della bowling di Stefano con numero 209, poi abbiamo Stefano Moro con numero 210. Tempo ufficioso del primo classificato 10 minuti e 28 secondi. Il tempo di questi atleti è 10:44. Che termina il primo giro. Il passaggio di Francesco Corigliano. Questa è il passaggio della prima ragazza, il numero 153, Palma de Leo dell'Atletica Bowling di Gioia Tauro. Città 93, la Ganà del gruppo sportivo di Monza. Ed ecco il vincitore di questa Recita Nuova col tempo di 20 e 24, tempo ufficioso, 20 e 24. Come si chiama? Il numero 248, 209. Bravo pure di Stefano. Attenzione.
per cortesia allontanarsi dall'imbuto, allontanarsi dall'imbuto, prego i collaboratori di dare una mano ai giudici di gara. Abbiamo d'arrivo anche il 235, 224, numero 230, avanti nell'imbuto per cortesia, 210 Stefano Moro, tempo 21:54 secondi, tempo ufficioso. Numero 246 Antonino Ciappina dell'Aves di Palmi. Tribuno, per favore, spostati al centro e l'indirizzo a questa parte. Cerchiamo di essere più calorosi ad accogliere questi atleti che hanno terminato la loro gara dei 6 km. Bravo Giovanni Bronisti che ha ripreso la sua attività agonistica. L'appuntamento per le premiazioni è alle ore 20 circa, dopo la compilazione delle classifiche da parte del gruppo giudici di gara. Questi atleti da bowling di Gioia Tauro. Classifica ufficiale da parte dei giudici FIDA. Ricordiamo che la gara è stata vinta da un atleta di livello nazionale, Alberto Adamo, dell'Adamo Atleti Club di Reggio Calabria. Attenzione per cortesia, per forza, ancora qualche atleta sta per terminare. L'atleta di 66 anni, il nuovo giovane, quindi che ha avuto modifiche da parte della Federazione di Atletica Leggera che ringraziamo per la gentilissima collaborazione. Mentre invito un bambino o una bambina a portarsi nei pressi della postazione. Attenzione,
per cortesia i dirigenti dell'Atletica. Sì, però è più berretto. Vediamo la terza cifra. 0, quindi vince la bicicletta il numero serie P 480, ripeto, serie P 480. Il possessore del biglietto vincente può ritirare subito la bicicletta. E allora sentiamo un pochino la musica. Senza fare chiasso cortesemente, un rappresentante del gruppo volontario del soccorso della Croce Rossa Italiana di Gioia Tauro, per favore, un rappresentante del gruppo volontario del soccorso della Croce Rossa Italiana di Gioia Tauro, si porti nei pressi del podio per ricevere un riconoscimento dell'Atletica Cittanova, consegna il presidente dell'Atletica Giovanni Pugliese. Grazie per la vostra preziosissima collaborazione. Grazie per la vostra collaborazione. Un rappresentante dei Carabinieri di Cittanova, per cortesia. I primi sei di categoria. Allora, Presidente, cortesemente, se vuole procedere alla consegna della targa al rappresentante della stazione Carabinieri di Cittanova. Grazie, grazie alla collaborazione anche ai Carabinieri della stazione di Cittanova. Un rappresentante dei Vigili Urbani, per cortesia, consegna Michele Vitale. Per cortesia, se ci allarghiamo un po' per l'angolo, ci stiamo stringendo troppo, tutto sul marciapiede. Un rappresentante dell'Arcipesca Locre Reggio Calabria, un gruppo di volontariato, riceve da Rosa Ranieri, dirigente dell'Atletica, al rappresentante dell'Arcipesca Locre Reggio Calabria, grazie per la vostra preziosissima collaborazione. Durante questi giorni terribili di incendi che hanno contrastato le montagne della nostra città, consegna la targa il sindaco della nostra città, Francesco Morano. Grazie. Mi sembra giusto e doveroso da parte mia, penso a nome di tutti, per i ringraziamenti che la società dell'Atletica e il professore ha fatto, si è dimenticato forse la più importante, non poteva farlo, penso che sia dovere mio, un ringraziamento sentito alla società di Atletica che ancora per quest'anno ci ha organizzato una manifestazione così importante, penso che meritano veramente un grande applauso, a nome di tutti, di tutto Cittanova. Il presidente, il professore Sorage, ma tutta la società di Atletica che ha collaborato, ma il merito penso fondamentale sia loro. Per questa manifestazione importantissima, di crescita io ritengo non solo sportiva ma anche sociale. Grazie veramente. Ringraziamenti che da parte nostra vanno estesi anche all'Avis e all'Aido per il contributo
che ci stanno dando in tutte le nostre manifestazioni. E prego il presidente regionale della FIDAL di portarsi nei pressi del podio per ricevere anche lui un riconoscimento per la sua presenza in questa manifestazione. Riceve il premio dalle mani del vice sindaco l'atletico Leonardo Iorfida. Allora, riconoscimento al presidente regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Ignazio Vita. Si è presenti tra il pubblico il presidente provinciale Santo Placanica, si porti nei pressi del podio, se non è impegnato nelle operazioni delle classifiche. Ricordiamo Concetta Sorrenti, campionessa regionale FIDAL dei Giochi della Gioventù, nonché finalista nazionale ai Giochi della Gioventù che saranno disputate a Venezia a settembre. Quindi anche con l'augurio di una brillante affermazione a Concetta anche per i Giochi della Gioventù alle finali nazionali. Mi pare di vedere tra il pubblico Giulio Tetto, lo prego di portarsi nei pressi del podio per ricevere della ministra Cittanova, categoria A, sesto classificato Angelo Milano, si porti nei pressi del podio, qualcuno dei dirigenti precisamente. Sesto classificato, quinto classificato Carrara Piero, mettiamo prima in fila con la faccia verso quella parte per esigenze fotografiche e televisive. Quarto Deraco Lorenzo, sesto Milano Angelo, quinto Carrara Piero, quarto Deraco Lorenzo, terzo Paolo Giovinazzo, secondo Antonio Benedetto e primo Nicola Pelle. Allora le signorine Barbara e Mirella possono portare le coppe per la premiazione. Premia l'assessore allo sport Vincenzo Albanese, se è presente, altrimenti l'assessore siciliano. Allora cominciamo dal sesto classificato, categoria A, sesto classificato Angelo Milano. Un applauso. No. Quinto classificato Piero Carrara. Quarto classificato Lorenzo Deraco. Terzo classificato Paolo Giovinazzo. Secondo classificato Antonio Benedetto. Primo classificato Pelle Nicola. Tutti i premi sono offerti da AR De Leo.